Oggi rivediamo il perché devi saper dire no e perché dovresti dire no. Ed è un argomento che ho già trattato più volte, ma ogni tanto lo riporto fuori perché quando mi confronto con imprenditori, quasi quotidianamente, con tanti imprenditori diversi, vengono fuori sempre gli stessi problemi. Uno dei, diciamo, dei cavalli di battaglia dei liberi professionisti, come problema intendo, è il non essere capaci di dire no, oppure, che è ancora peggio, l'accettare determinate cose senza rendersi conto che stanno dicendo sì a qualcosa che li allontana dai loro obiettivi. Perché se vogliamo raggiungere veramente qualcosa che ad oggi non stiamo raggiungendo, e soprattutto se questo obiettivo è ambizioso, ciò richiederà tempo, energie, impegno. E quando ci facciamo distrarre, e oggi siamo veramente sommersi da distrazioni, viviamo nell'era delle distrazioni, se iniziamo a dire sì senza nemmeno renderci conto di quello che stiamo facendo, toglieremo energia, risorse, tempo, aggiungiamo tutto quello che vogliamo a qualcosa che non è in linea col nostro obiettivo. Per cui dobbiamo capire che dire no non è solo una questione di tempo o di priorità, ma è una questione di rispetto verso noi stessi e verso i nostri obiettivi e verso le nostre ambizioni. Perché molte persone hanno paura di dire di no per essere scortesi. Il punto in realtà è esattamente il contrario, perché se noi diciamo di no, con rispetto, ovviamente rifiutiamo, magari spieghiamo anche il perché, dimostra che abbiamo veramente una chiarezza di dove vogliamo andare, di quelli che sono i nostri obiettivi e del perché lo vogliamo fare. E questo di base è qualcosa che gli altri rispettano. Quando voi vedete una persona impegnata che sa esattamente quello che vuole, quello che deve fare, vi sentite quasi in imbarazzo a chiedergli qualcosa perché sapete che lo state allontanando da quelle che sono le sue priorità. E lo stesso succederà a voi nel momento che sarete super in sintonia, avete degli obiettivi chiari, ne abbiamo parlato ieri, e siete concentrati su quelli. Quindi quando iniziamo a togliere dalla nostra vita tutte queste distrazioni, queste perdite di tempo, saremo incredibilmente efficaci per le cose che contano davvero. E ogni no che siamo in grado di dire, soprattutto senza sentirci in colpa, è un passo che ci avvicina ai nostri obiettivi. E alcuni punti che possiamo considerare per non mancare di rispetto a nessuno, diciamo che punto numero 1, non giriamoci tanto attorno, perché uno dei problemi che vedo spessissimo in consulenza è che le persone non dicono di no, dal loro punto di vista non sono stati chiari, hanno, diciamo, un po' girato attorno al problema senza dire un no chiaro. Le persone cosa succede? Che si aspettano che la persona che gli ha detto sì dal loro punto di vista faccia poi qualcosa. Mentre, essendoci stata confusione, questo porta veramente a delle problematiche. Quindi, semplicemente, sii chiaro e diretto, non girare attorno al punto. Se devi dire di no, fallo in modo chiaro e eventualmente spiega il motivo. Quindi non devi giustificarti eccessivamente, digli semplicemente che non lo puoi aiutare in questo periodo, spiegandogli semplicemente il tuo punto di vista. Che questo non vuol dire che se un amico ha bisogno gli devi dire di no, per carità, però significa cercare di rispettare i tuoi spazi e i tuoi tempi. Ad esempio, sei abituato che qualcuno ti chiede sempre aiuto, ad esempio mia mamma che quando sono a casa viene sempre a, tra virgolette, disturbarmi, perché dal suo punto di vista io non sto lavorando se sono a casa e quindi non mi disturba, è difficile. Quindi non gli dico no, ma da oggi non ti aiuto più. Gli dico mamma, guarda, adesso oggi ti aiuto, però per favore non disturbarmi, dalle alle, perché comunque sto lavorando. Quindi glielo dici una volta, glielo dici due volte, glielo dici tre volte, alla fine la persona capisce, e con i familiari è difficilissimo. Però con le persone esterne questo è molto più semplice di quello che si pensi, anche con i clienti. Semplicemente gli fai capire che se ti fa perdere tempo, calerà la qualità del prodotto o servizio che gli offri. E insomma, le motivazioni sono veramente tante e sono reali, quindi se siamo chiari e diretti, problemi non si pongono. Quello che puoi fare, oltretutto, è proporre dei suggerimenti, delle alternative. Guarda, mamma, non ti posso aiutare a montare la serra nel giardino, ti chiamo un mio amico che te la monta lui. No, una sciocchezza, nel mio caso, che ti faccio l'esempio di mia mamma. Però questo, diciamo, che permette alla persona di capire che la vuoi aiutare, cioè non ti vuoi tirare indietro, tra virgolette, ma semplicemente non puoi perché hai altre priorità in questo momento. E soprattutto, una volta che diciamo di no, dobbiamo essere coerenti con la posizione che abbiamo preso, quindi non cedere se la persona dall'altra parte insiste. Questo è fondamentale. Più siamo bravi nel difendere le nostre posizioni, più il tempo avrà valore anche agli occhi delle altre persone e a un certo punto smetteranno di fare richieste che sanno non facciamo volentieri. Poi, ripeto, come ho detto, un amico ha bisogno, ci mancherebbe, no, che non lo aiuti, però un conto è un amico che ha bisogno, un conto è cliente che ti chiede 100 cose, 100 modifiche, eccetera. La maggior parte delle volte succede questo, che clienti chiedono modifiche, chiedono delle cose in più rispetto a quelle concordate, la persona si vergogna di dire di no, questo cliente gli ruba un sacco di tempo, e sto parlando principalmente dei liberi professionisti, quindi devono lavorare un sacco di ore, magari togliere del tempo ad altri clienti paganti, quindi si crea anche, diciamo, una condizione ingiusta con due clienti che ti pagano uguale, uno perché, siccome insiste, ha un servizio migliore e l'altro che addirittura a causa di questo ha un servizio peggiore, col tempo continuerà a peggiorare.
ed è una cosa che non bisogna fare. Quindi entriamo nell'ottica di dire no in maniera chiara, definiamo quali sono i nostri obiettivi e quando arriva una richiesta fuori da quelli che sono i nostri obiettivi, valutiamo se effettivamente vogliamo dedicarci tempo, energie, attenzione o semplicemente se è un qualcosa che possiamo tranquillamente rifiutare dicendo di no. All'inizio non sarà facilissimo, ma dopo un po' vi diventerà naturale e le persone smetteranno di disturbarvi con cose, diciamo tra virgolette, frivole. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ti faccio un esempio con gli amici. Gli amici hanno il mio contatto diretto, possono scrivermi di fatto quando vogliono, poi non leggo sempre il messaggio in tempo reale e via dicendo, ma se mi chiamano ad esempio e non rispondo sanno che in quel momento sono impegnato, altrimenti non ho problemi, li richiamerò successivamente. E sanno anche che se hanno bisogno di me, ci sono sempre, ma per cose importanti. Se devono disturbarmi per delle cavolate, non lo fanno semplicemente perché non sono la persona adatta per quello. Se mi vuoi chiamare lunedì mattina per parlare di come la partita di calcio è andata, non sono la persona giusta. Se sei rimasto a piedi con la macchina e sei incasinato, mollo tutto quello che sto facendo e arrivo ad aiutarti. Cioè, sono cose totalmente diverse, quindi dobbiamo iniziare a capire quali sono le attività che ci fanno perdere tempo e che alla quale dovremmo dire di no e iniziare a dire di no. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!